Shonda Rhimes ama tantissimo gli italiani, l'ha dimostrato anche perché nei suoi show, ad esempio, ha preso Johnny Otti o l'ha spampinato. Quindi, che effetto ti fa far parte dello Shondaland Universe? Sento orgoglio, sono felice perché ti dà l'opportunità di esprimerti. Tanti italiani vengono qua in America a cercare, a rincorrere i loro sogni e Shonda ti dà un'opportunità del genere. Poi io ho avuto la fortuna di comunque, sono cresciuto in Etiopia, quindi ho fatto le scuole americane. E io l'inglese lo parlo come un americano, quindi ho avuto anche la fortuna di riuscire ad entrare in certi modi a prendere questi personaggi, però sono felice che abbiamo anche gli italiani qua in America che ci portano avanti la nostra bandiera, La no? bandiera italiana. Esatto, alla grande. E questo spin-off che parla di pompieri, tu non sei un pompiere, No. ci racconti un po' del tuo personaggio? Personaggio di Jaina e il mio personaggio sono cresciuti insieme, hanno vissuto insieme, cioè sono proprio cresciuti come vicini, diciamo. Il mio personaggio crescendo non era uno dei più bravi, andava a cercare grane, come diceva mio padre. Però è arrivato a un punto nella sua vita dove ha fatto una decisione, o andava giù una strada sbagliata o decideva di fare la cosa giusta. Lui ha deciso di diventare un poliziotto ad aiutare la gente, diciamo. E c'è una bellissima relazione tra lui e il personaggio di Jaina, però siccome è un trio, diciamo, no? Con anche il personaggio di Grey, quindi sarà molto Infatti, bello vedere. è un po' un triangolo amoroso che Esatto. ricorda in qualche modo un po' quello che abbiamo visto nella prima stagione di Grey's Anatomy Esatto. fra Meredith e Derek. Quindi ci dobbiamo aspettare qualcosa di simile oppure. Sinceramente non saprei dirtelo perché abbiamo girato solo il primo episodio fino adesso, quindi però sicuramente ci possiamo aspettare di tutto, sapendo che lo spin-off di Grey's Anatomy può succedere di tutto, sì. Ho letto che inizialmente tu volevi fare il calciatore, però Sì. poi hai visto Stand By Me e che cosa è cambiato? Stand By Me l'avevo visto quando ero un ragazzino, ero piccolo. Papà e mamma mi avevano dato la cassetta di Stand By Me e io la guardavo 2 o 3 volte al giorno, non smettevo mai di guardarlo. E un giorno mamma e papà hanno dovuto proprio portarmi via la cassetta perché ho cominciato a parlare con. E altrettanto il film era in italiano, quindi io l'ho imparato tutto. Lo conoscevo a memoria, solo che ho cominciato a parlare come loro e non è che andava molto bene, quindi mio papà mi ha portato via la cassetta. Poi quando sono andato in Italia a provare a fare il calciatore, quest'idea di essere attore mi ha sempre affascinato e quando ho deciso di smettere il film Stand By Me, specialmente il personaggio di River Phoenix che mi ha spalancato le porte, mi sono innamorato nel modo in cui si esprimeva nel film e quindi ho deciso di farlo grazie al film, il film che proprio mi ha aperto le porte alla recitazione. Sì. Parlando di calcio, visto che sei un tifoso della Juve, Juventino, sfegatato, sì. ti è capitato di incontrare Giacomo Giannotti, che invece lui è un grande fan della Roma? Purtroppo non ho avuto mai il piacere di incontrarlo, sicuramente ci incontreremo e forse gli regalerò una maglia di Del Piero quando lo incontro, così per presentarmi in quella maniera. Sai che i fan italiani sono molto calorosi, diciamo, molto affezionati a Grey's Anatomy. Quindi sei pronto quando lo show comunque verrà trasmesso anche in Italia, questo calore che ti avvolgerà? Assolutamente, ho avuto anche su Instagram, ci sono stati molti Grey's Anatomy Italia che mi ha scritto, mi sta facendo le congratulazioni, mi manda sempre, sai, non vediamo l'ora di vederti, eccetera, quindi mi rende felice questa cosa che abbiamo comunque anche gente italiana che ci segue e ci supporta. Jaina mi ha raccontato che gli hai insegnato a parlare in italiano. Sì, You taught me how to say it's a beautiful day today and I forgot. I forgot. Ma mi chiedevo, visto che ci sono tante scene nel pilot anche di condivisione, vediamo i personaggi insomma che cenano insieme, gli hai insegnato a cucinare in italiano? Cioè, la Ancora cucina no, ancora italiana? non ho avuto la possibilità. Vabbè che io, se ho imparato qualcosa, ho imparato tutto da mia mamma, quindi sicuramente i segreti glieli farò vedere. Però abbiamo avuto, sai, stando sul set ci sono dei momenti dove aspetti tanto e su quei momenti ci divertiamo un po'. Invece parlando d'Italia, ti piacerebbe, stai avendo successo qui ovviamente negli Stati Uniti, ma ti piacerebbe tornare a lavorare magari anche in Italia? Assolutamente. Il cinema italiano mi affascina molto. Ci sono registi di altissimo livello e se avrei l'opportunità di lavorare con loro sarei molto felice, assolutamente. Un nome, ad esempio, di un regista? Ma Guadagnino adesso, diciamo, Muccino anche molto. Grazie mille, è Tantissimo. Grazie a stato voi, è un stato un vero piacere, piacere. grazie, grazie.